Oh, buongiorno gente, bentornati a Cosi con questo nuovo video. Oggi andiamo in un posto dove il mio amico andrà a provare una bella macchina. Non vi dirò niente, ve lo farà dire da lui se vuole, o lo vedremo a metà video, che mi ha detto stamattina. Intanto andiamo a Trento al casello dell'autostrada, che ci vediamo lì, e andremo in direzione Brescia. Dato che è diventata zona gialla, ci possiamo andare. Vi dico solo che è piena di tecnologia e molto elettrica. Fatemi sapere qua sotto con un commento se avete già capito che macchina è, prima di arrivare verso la metà del video. Intanto vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di mettere un bel mi piace a questo video se vi dovesse piacere, e di attivare la campanellina per ricevere le notifiche, e ovviamente di seguirmi su Instagram e Facebook a roberto.franchi94 e a robifranchi. E adesso andremo in zona Trento. Vi dico che per questo video mi sono portato dietro la GoPro 8 e tutti i suoi accessori, dal microfono, quello esterno, bastone, mi sono portato la GoPro 360 e ovviamente il mio iPhone 11 Pro Max, quale sto usando tuttora per registrare. Secondo me questa macchina è veramente il top a livello elettrico e non vedo l'ora di salirci, perché sarà la prima e l'ultima volta che ci salirò. Però chi lo sa, vedremo. Comunque l'attrezzatura è tutta qua e speriamo di arrivare a Brescia. Bene, sono arrivato, adesso aspettiamo il mio amico. Sono arrivato al parcheggio dell'autostrada e attendiamo. Ebbene sì, come avete visto fino adesso siamo andati in un rivenditore Tesla e abbiamo provato la Tesla Model 3 2020. Quella in esposizione che avete visto è la 2021. È una bellissima macchina, lineare, 100% elettrica, bellissima e rifinita. Comunque lo vedrete durante il video. Ho voluto fermarlo un attimo per spiegarvi alcune cose. Siamo andati a Brescia perché è l'unico rivenditore più vicino che c'è che vende Tesla, e le auto sono prenotabili online. Adesso con incentivi che dà lo Stato più la nostra provincia di Trento, abbiamo quasi dai 10 ai 12 mila euro di sconto su una macchina di 50-52 mila euro. Quella che andremo a provare noi è una trazione integrale, doppio motore, con un'accelerazione da 0 a 100 in più o meno 3 secondi e 8. Dopo, siccome è tipo un computer la macchina, viene aggiornata tramite software. Infatti stava, durante la nostra prova guida, stava aggiornando il sistema, però ha diversi sistemi. Si può fare tutto dal pad, che è di 15 pollici come un computer portatile di MacBook di qualche anno fa, e si giostra tutto da lì. È tutto touch, dal sistema di guida, dal sistema del volante, l'accelerazione da soft a standard, la frenata rigenerativa. Anche il volante si può spostare schiacciando sul volante e te lo sistemi con, diciamo, delle manopoline piccoline sul volante, dove ti sistemi su, giù, destra, sinistra. E anche quando si entra in macchina, invece, per aprire la macchina si appoggia la tessera Tesla. Non avete le chiavi, avete una tessera, si appoggia sulla portiera esterna medio alta della macchina, e quando si entra la macchina si sblocca. Ovviamente mettete la chiave della macchina tra i due sedili sulla parte centrale della console centrale, diciamo sotto il poggiabraccio, per accendere la macchina. La macchina in quel caso non sembrerà accesa
accesa, ma solo nel momento in cui mollate il freno piano piano, perché in quel momento lì dovete tenere il piede sul freno, mollate il freno e la macchina inizia ad andare o avanti o spostando una levetta sul volante verso il basso, mi pare, la macchina andrà in retro. Bellissima, perché si vedono tutti i sensori, si vede tutta la macchina a 360 gradi nel parcheggio, con delle videocamere sia nella parte posteriore che nelle parti laterali nel momento in cui andate a fare retromarcia, e anche anteriormente vedete dal radar della macchina, vedete le altre simulazioni delle macchine che vengono rappresentate in 3D. Questo è uno. La macchina pesa 1840 kg, quindi diciamo, confronta alle macchine normali diesel e benzina, questa pesa di più, però calcolate che ha più o meno molti più cavalli, quindi come tu schiacci sull'acceleratore la macchina da 0 a 100 ti fa in 3 secondi e rotti. Calcolate che ha più o meno 340-400 cavalli, essendo elettrica, della Model 3. La macchina bianca che avete visto è un 2021, dual motor, trazione integrale, e molto molto bella confronto al 2020. È molto più raffinata, è molto più lineare, e diciamo che è più squadrata dietro, è un po' più stondata davanti, ma non si nota più di tanto. E niente, Tesla è un bellissimo marchio, speriamo che anche le nostre auto, magari principali, non come BMW, Audi, ok, hanno il sistema elettrico o hybrid, però questa fa 500 km con una ricarica alla fast charge o la ricarica normale quando arrivate a casa, qualsiasi cosa. E soprattutto, parlando di BMW e Audi, costano una follia e fanno neanche 200-250 km. Questa a qualità prezzo, diciamo, secondo me conviene di più. Dopo non basiamoci sulla trazione, tipo noi che abitiamo in montagna è meglio avere una trazione integrale, così almeno siete sicuri che con le gomme invernali e trazione integrale la macchina va dappertutto. Invece se prendete solo trazione posteriore va bene se siete in città o per usarla quando non nevica, perché se nevica e vi trovate con la macchina con trazione posteriore in mezzo alla neve, ciccia, ok? Niente, spero di avervi detto tutto e godetevi il video. E lui è Francesco, ci spiegherà la macchina, che lui l'ha capita molto meglio di me, la conosce già molto meglio di me, quindi godetevi il video. Dai Franz, raccontaci della macchina. Come si dice, come tre quarti di noi, penso, utilizzatore di macchine a combustibile, sembra di essere su un'astronave, cioè tutta un'altra cosa, veramente, non hai il feeling sul pedale, è completamente diverso. Ma è un po' tutto completamente diverso, se vogliamo, cioè sia la risposta del freno con la frenata rigenerativa, ma anche dell'acceleratore stesso, cioè non ti rendi conto, cioè quando noi diciamo una macchina omogenea, questa, cioè, è la macchina più tonda che abbia mai provato, cioè tu schiacci e diretta proprio da paura, cioè non avevo mai guidato una macchina elettrica, quindi magari sto dicendo robe scontate. Partiamo dal fatto di come si accende la macchina. Prima il fatto di come siamo, di come si accende, di come si... La macchina, cioè questa è stata la domanda da un milione di dollari che ho fatto, cioè come faccio a sapersi accesa? Che chiaramente il rumore non ne fa poraccio pure lei. E niente, praticamente basta avere la tessera addosso. Facciamo vedere dove si mette la tessera. Beh, si può anche tenere in tasca, comunque basta averla presso del bracciolo centrale. E è sufficiente schiacciare con forza il freno e la macchina si avvia, inserire la marcia. Basta, non ci si deve preoccupare di premere niente, zero. Cioè, veramente una roba mai vista. Non è la più grande, perché comunque è la Model 3, questa non è la Model S, diciamo non è la Miraglia, ha una linea coupé lo stesso. Cioè, vetro dappertutto, è bella, davvero bella. Però, se credete che sia una macchina piccola, no, cioè è proprio grande. È spaziosissima, è anche voluminosa, perché comunque... Cioè, io provengo da una classe A, una V177, l'ultimo modello, che comunque è una segmento C, però sta qua, io in quanto a dimensioni mi sentirei quasi di metterla in un segmento superiore, cioè è proprio grande, bella. Da guidare in realtà non è che sia molto diversa, cioè nel senso la risposta dello sterzo, tutto quanto, è super confortevole perché penetrazione dell'aria a me sembra ottima. Certo vorrei provarla magari a velocità più alte, ma in centro città sono... Non si può, per ovvi motivi. Allora, spiegaci un po' l'infotainment della macchina. Bella domanda, qua c'è da
perdersi ore, nel senso. Un tablet enorme, adesso non saprei neanche quanti pollici fa di preciso, ma penso si basi chiaramente su un sistema Android, perché lo vedi che è improntato proprio su Google, cioè è una roba... Allora, come possiamo vedere, c'è dentro una SIM in Tesla, che si può mettere una SIM in 4G. Dopo abbiamo le impostazioni di guida, andiamo su sulla macchinina, troviamo tutte le luci, troviamo i retrovisori regolabili dal touch con una manopola sul volante nella parte sinistra della macchina. Il volante, sempre schiacciando qui, possiamo regolarlo. Sì, no, grazie adesso. Regolarlo in avanti, sotto, sopra, destra, sinistra. Possiamo regolare la luminosità dello schermo del pad centrale. Il volante è regolabile sia in altezza che in profondità, cioè c'è un sacco di regolazioni, ma proprio millimetri, che non va a scatti. Tu lo regoli con il rotore, qua con la manopolina, si muove di millimetri, veramente puoi cucirtelo alla misura addosso. Qui troviamo tutte le nostre macchinine davanti, che Tesla ci fa vedere sia davanti che dietro, in base a tutti i sensori. Abbiamo la mappa, abbiamo il climatizzatore, sempre touch. Possiamo regolare il volume della radio, sempre touch. Come sul computer della Apple. Wow, come spinge. Sentite che sound! Tira a zero, che se no ti tagliano il video. Beh, è proprio una bomba comunque. Sì, sono veramente da paura. Beh, il bello ti dà anche i cartelli stradali. Sì, il riconoscimento della segnaletica. Praticamente tutto questo si basa su Maps, quindi trovi tutto dai punti di interesse a qualsiasi altra cosa. Avete il software sempre aggiornato. Andando su software troverete sempre l'ultima versione di aggiornamento del sistema di Tesla. Come adesso si sta aggiornando. Sto scaricando il software. Figata. Sì, ma vedete, la macchina fa così. Sì, cioè, tipo, proprio il tuo modello. Andiamo su guida, possiamo regolarlo in accelerazione, su soft e standard, in modalità di sterzo, ovvero uno sterzo un po' più soft per le città magari, e standard e sport se vogliamo averlo in modalità più sportiva. C'è il riscaldamento dei sedili, la regolazione. E dopo abbiamo la frenata rigenerativa, bassa. Allora, frenata rigenerativa bassa oppure standard? Diciamo bassa come ce l'ho adesso, ma comunque come si molla il piede dell'acceleratore, c'è una frazione di un paio di secondi dove è decelerazione pura, dopodiché subentra proprio una sorta di freno motore, ma per uno che è abituato a una macchina tradizionale è già prepotente, impostata su bassa. Non oso immaginare su standard, cioè suppongo recuperi parecchio in termini di energia, chiaramente rapportata a quella che è la funzione, però già con bassa è una bella differenza, senti proprio la macchina che tira indietro quando si decelera. Insomma, questa è una gran cosa, perché al di là del recupero energetico sono tutti soldini che alla lunga rimangono nelle nostre tasche quando è ora di cambiare le pastiglie, perché in questa maniera qua una pastiglia del freno ha una vita, a mio avviso, non dico doppia, ma insomma durano un bel po' di più. Bello, tanta roba. Allora rifacciamo sto calcio via qua, gli andiamo ad accelerare. Metti su accelerazione su standard. Accelerazione standard. Cosa, mamma mia, cosa spinge? Che spinta, ragazzi! Oh, voi non immaginate che spinta! Oh, ma sentite che roba! Mamma mia, che copia! È un tuono sta roba, veramente! Mamma! Adesso mi metto a fare cavalcaviero, Totori, ma cioè, allucinante! Assurdo! Ma veramente. E parliamo che questa è la Model... Ah, questa è la 3. È la Model 3 con doppio motore, quindi trazione integrale, però... Cioè, ah! Oh, è una montagna russa, eh. Mamma mia! Adesso capisco perché tutti prendono Tesla con una spinta del genere. Mamma mia. Poi guardiamo. Allora, in termini di cavalli, io non so precisamente quanto sviluppi. Lo 0 a 100 di questa versione 4x4 è coperto in meno di 5 secondi. Con la sola trazione posteriore, in poco più, 5,6, una cosa del genere, secondi. 0-100, io avevo una Clio RS Trophy a benzina che mi faceva lo 0-100 in 7 secondi alti, e era 250 cavalli abbondanti quando ho finito di prepararla. Ma questa, ragazzi, madonna mia, cioè, che spinta, veramente eccezionale, ragazzi. Madonna, veramente veramente top. Ma è una macchina stupenda, bella, veramente molto raffinata. Sì, è minimale, non... molto minimal, cioè non ha mille balocchi dentro, cruscotto, insomma... con una rifinitura in legno, plastica semi morbida. Sì, abbastanza, mi sembra molto tutto, bella. Anche le portiere, tutto soft touch, le plastiche, materiali, gomme. Sì, no, molto bella, fatta veramente bene dentro. Non è il classico albero di Natale, insomma, è tutto concentrato qua. E bomba, cioè, che roba, pazzesca. Pazzesca. A dopo. Tantissimo.
E pensate anche che con questo si apre la porta della macchina. Con questo bottone, diciamo, si apre la macchina. Beh, spazio diciamo che ce n'è. Ci sta lo zaino e la giacca. No, spazio ce n'è, anche il tetto dietro sì, è spiovente, perché chiaramente avendo una linea coupé dietro, il tetto risulta essere chiaramente più spiovente sul discorso del montante dietro, no? Però il centrale non è così basso come pensavo il montante, quindi alla fine il posto dietro risulta, cioè non manca. Poi chiaro, parlo io che sono 1,65 m purtroppo, però in linea di massima ci si sta bene. Io credo che una persona di 1,80 m ci stia senza troppi pensieri. Diciamo che qui roba ce n'è sta dentro. Vabbè, molto profondo, cioè, guarda che roba. Se volete pulirvi le mani, qua c'è il porta smartphone, tutto riesco a vedere anche la ricarica, la vediamo. Esatto. Wireless, ricarica wireless. Vabbè, retrovisore centrale frameless, quindi pulito, tutto vetro, tanta roba. Ecco, l'unica roba che se vogliamo trovarci sono queste rifiniture in piano black, che sono lucide come quelle che ho veramente dappertutto sulla mia Mercedes. E quelle sono sempre piene di polvere, cioè fanno polvere, vedi le ditate, non c'è niente da fare. Quello se vogliamo trovargli qualcosa. Però quello. C'è poco da trovare perché è veramente una bella macchina. È una. Allora, gasa tanto perché è una cosa a cui uno non è abituato. Cioè qua veramente assapori la novità, perché se monti su una macchina a gasolio o comunque su una qualsiasi macchina combustibile tradizionale, sì, boh, ok, se non passi da una punta a una Ferrari, bene o male dopo una settimana ti rendi conto che sì, stai guidando una macchina. Ma qua, cioè qua è un'altra roba, cioè veramente è assurdo, tanta roba, bello. Io un'accelerazione del genere, cioè ne ho sempre sentito parlare perché vabbè, ok, no, tutti ne parlano, però ragazzi, cioè, assurda. Sotto il bracciale cosa abbiamo? Penso dovrebbe esserci l'altro spazio. Abbiamo spazio a volontà. Tantissimo spazio. Ci sono due ricariche USB-C, più le bocchette dell'aria a destra e sinistra. Molto molto bello però. Spazio se n'ha volontà. Ci si sta anche comodi dietro. Veramente bello. Sì sì sì. Volante molto bello, semplice, minimale, senza tanti bottoni, due rotori, comodo, basta, sì sì, c'è una bella impugnatura, quello sì. La dimensione non è ridotta come un volante Peugeot, dare un termine di paragone, però non è neanche, insomma, come si dice, non è neanche il volante di un veliero, voglio dire, dai, è una giusta via di mezzo, compatto, bello tozzo qua, grosso, bello, comodo, insomma, da impugnare. Tecnicamente dovrebbe essere riscaldato anche il volante oltre ai sedili. Dopo abbiamo l'autopilota, che quello bisognerebbe usarlo quando si fanno, madonna, quando si fanno lunghi tratti come le autostrade tangenziali. Potete metterlo anche nelle città, sentite la macchina che accelera e decelera. Sì, sono i sistemi, come si dice, di tutti gli ADAS, no? Di aiuti alla guida, insomma, assistenza alla guida. Potete regolarvi tutto, i limiti di velocità, la velocità attuale. Dinamica, perché questa sterza, intendiamoci, capiamoci bene. Qua ci mancavano solo i lavori a chiudermi l'uscita, benissimo, io dovevo andare adesso.